Nel corso dell'ultimo mese è continuato il buon andamento dei mercati azionari e di quello italiano, con una particolare enfasi sulle mid e small cap. C'è stato qualche nervosismo nel corso del periodo dovuto ai timori di rialzo dei tassi che tuttavia restano su livelli ancora molto bassi e quindi favorevoli all'investimento azionario. Per questi motivi noi restiamo ancora positivi sul mercato azionario, in particolare in attesa dei risultati del primo trimestre, che sono attesi comunque generalmente positivi grazie sia al contenimento dei costi che continua dopo lo scorso anno e con i primi segnali di ripresa dell'economia. L'altro fattore che aiuta i mercati è la grandissima liquidità che abbiamo in generale, cosa che è stata dimostrata anche nell'ultimo periodo da alcuni delisting e OPE su società quotate sul mercato italiano, dimostrando sia la facilità di trovare le risorse finanziarie, sia dall'altro lato che comunque questi livelli di quotazione sono ritenuti interessanti anche dagli azionisti di controllo di alcune società medio-piccole che vedono una buona occasione per riportare private le loro società. Qualche timore resta solo a livello sia globale anche più domestico sul fatto che comunque le riaperture che si stanno avendo un po' in giro per il mondo stanno portando ad un nuovo aumento dei contagi, si pensi ai casi dell'India per esempio, ma anche in Europa e in Germania. E in questo caso per noi in particolare sarà importante vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi per far sì che comunque non si debba andare poi incontro a nuovi rallentamenti a livello di riaperture, cosa che provocherebbe nuovamente qualche incertezza per l'economia. A livello settoriale noi restiamo positivi sia sui ciclici che, come dicevamo in precedenza, stanno presentando in generale buoni risultati grazie appunto alla ripresa dell'economia, sia sui bancari dove comunque secondo noi continuano le possibilità di aggregazioni e quindi di rendere più efficiente il sistema nel suo complesso, mentre restiamo un po' più prudenti sul settore delle utility, che è andato molto bene e quindi a questo punto ha upside minore rispetto agli altri settori.